no. Ai ai ai, è un tempo che non accadeva tutto ciò. Ah, ciabatte lanciate a casa. Vieni ciabatta, vieni. Non ti nascondere. Allora, com'è la situazione qua? Che bellezza. So che è presto anche, no? Prestissimissimo. Ci conviene andare. Sì, lo so. Sono le 6. Ci prepariamo a salire sul vulcano. Caffè caldo, fa un freschino importante. Cioè, è quel fresco che è fresco, ma non proprio. Fresco come bello montano. Acqua a bollire e via. Tortillas, banana, caffècito. Ieri abbiamo lasciato la città di Quetzaltenango, chiamata anche Xela, e abbiamo preso la strada che conduce verso ovest, raggiungendo alla fine San Martín Chiquito, l'ultimo paesino prima di salire verso la laguna di Chicabal. Siamo partiti, ragazzi, siamo partiti. Abbiamo adesso 1 km e 700 metri sì. Di salita verso prima. Il vulcano. Ho già il fiatone. No, prima di iniziare la salita, cioè 1,5 km. E poi inizia la salita. Sì, ci hanno sconsigliato di salire qui in macchina perché dopo la pioggia, c'è stato un po' di pioggia stanotte, diventa abbastanza scivoloso e impraticabile. Fare un video in cui parliamo così, eh? Siamo messi male, va. Questa è la pendenza, ragazzi. Unico tornante. Ma secondo me ce l'ho preso in giro comunque. Ce la potevamo fare con la macchina. Comunque meglio così. Si risparmia benzina, si guadagna in salute. Ti si rimette in forma. Buenas. Siamo arrivati, ragazzi. Lì si comincia a salire al vulcano, che dovrebbe essere questo qua. Ecco l'entrata. L'ingresso per i guatemaltechi è 15, per gli internazionali, cioè noi, 50. Quasi più di 5 euro. Più di 5 euro. Un pochino caro, eh? Sì. Una flecha va a encontrar de, se guía okay. Por el mirador. Okay. El mirador hay una escalera de 573 grados para bajar. Okay. Okay. Así es. Indica. Gracias. Ragazzi, è un po' caro, però ci hanno detto che vanno alla comunità. Quindi abbiamo chiesto, vanno al governo o vanno alla comunità del villaggio? Qua hanno detto che vanno al villaggio, quindi meglio così. Che belle ste case. Pazzesche. In legno e lamiera. Anche dopo l'ingresso, ragazzi, è pura salita. Ah, in Guatemala piacciono le scorciatoie. Se si va in un posto si va dritto per dritto. Dritto per dritto. Si intravede! Si intravede! Siamo in cammino da almeno un'ora, un'ora e mezza. Oddio, stavo cadendo! Oh. Sometimes a soul just needs to dance, to let go, stop chasing the plan. Sometimes the rhythm.
is destined to stand. Sometimes the soul just needs to dance. Che spettacolo! Bellissimo! Si comincia la discesa, ragazzi, adesso 573 scalini a scendere, certo 10 minuti a scendere, a salire però non c'è adesso. Secondo lui. E non si può purtroppo fare il bagno nella laguna, quindi noi andiamo e diamo un'occhiata, è incredibile. Sì, non si può fare il bagno perché questo è un luogo sacro e qui infatti vengono a pregare, ci sono tutti gli altarini lungo le rive del lago e andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Ci sentiamo degli Indiana Jones oggi, ragazzi. Sì. Qui c'è anche un bel cartello che spiegherebbe tante cose, ma è completamente rovinato, quindi si legge poco. Però abbiamo cercato di intuire cosa c'è scritto. Diciamo, c'è scritto che lungo il cammino troveremo i 13 simboli del calendario Maya e ognuno rappresenta un elemento diverso della natura. Quanto siamo, Angela? 115. Qui in fondo si è riunita una famiglia proprio davanti a tutti i fiori e stanno pregando in una lingua che è la lingua Maya, quindi Mam, e è stranissimo, sembra quasi un pianto, no? So dance me. Sometimes a soul must break the hold, get all the crowd up and out of the mold. Sometimes one brave soul takes the leap and gives us the courage to follow our feet. Ragazzi, in realtà stanno veramente piangendo. Sì, è molto molto intensa questa cosa, è stranissimo. Ci siamo un po' allontanati per rispetto. Ora facciamo un bel giro tutto attorno alla laguna. E ci sono appunto tutti questi 13 segni zodiacali che avevamo detto prima nel calendario Maya. Ragazzi, sono soltanto le 9.50, è arrivata tutta la foschia a coprire la laguna. Siamo stati fortunati, mi ha fatto bene a partire molto presto. Molto presto, sì, non pensavamo, avevamo letto che bisognava venire prima di mezzogiorno, perché a mezzogiorno poi arrivava questa coltre di nubi, invece è arrivata molto prima e non mi sembra vero che siano solo le 9.50, diciamo che siamo svegli da un giorno intero. Adesso siamo avvolti dalla nebbia. Quelle sono le signore di prima, adesso cantano. Siamo 300. Abbiamo superato la metà almeno. Ne mancano 270, dai. Intanto la laguna ha iniziato un altro rito. Non l'abbiamo fatto bene, benissimo. Oddio. Svegliarci stamattina. Loro invece sono appena arrivati.
Mamma mia, che roba assurda. Ma la cosa più assurda sono questi canti, queste... Sì, riti, questi pianti. Fanno. Sono proprio coinvolgenti, perché piangono proprio in modo esagerato, non so, proprio senti come se si dovessero sfogare, no? Tutto il dolore. È un pianto liberatorio pazzesco. Siamo tornati al campo da calcio, dove abbiamo cominciato la salita al Mirador. Comunque discese, eh? Eh sì, mal di ginocchia. Cioè, ti mette una dura prova, secondo me è più le discese delle salite, sono guarda più pesanti. Guarda questo, che è una tele invece. Bello, eh? Ci facciamo una notte qui, tesoro, eh? Al Grand Hotel. Queste sono le stanze. Ecco, che tipo di rito è? Ah, è evangelico. Evangelico, cristiano? Sì, sì. Però la gente lo hace per algún che morì? No, solo no. Por... Es está adorando a Dios. Ah. Sí, es ya pedir bendición, pedir llorando salud, y sí. Cantando. Sí. Wow. Sí. Increíble. Increíble. Hasta ahora escuchaste. Sí. Increíble. Así son ellos, buscan lugares así, rituales. Ah, sí. Toda esta área. Sí. Toda esta zona. Sí. Wow, increíble. Increíble. Sigla. È arrivato il momento, Angela, quante cose lei ci spiegherà. La versione corta ormai. Allora, praticamente il vulcano Chicabal è uno dei 36 vulcani riconosciuti in Guatemala. È alto 2900 metri, invece la laguna, quella all'interno, quindi quando noi siamo scesi, è a 2700 metri. Ma la cosa interessante è che la profondità di quella laguna è di 300 metri. Quindi è un buco praticamente, profondissimo. 331 metri, va giù. Negli inferi, sì. Pazzesco. Qua l'hanno disegnato veramente bene, eh? Cioè tutto il vulcano, ecco quello che abbiamo fatto. Da qui abbiamo fatto Mirador. Siamo scesi giù. Scalette. Siamo arrivati alla laguna, abbiamo fatto tutto il giro. Siamo tornati su dalle scale. Sì, perché qua i signori ci hanno detto che da questa parte la gente si perde, si perché non è segnato il sentiero. Mi ha lasciato perdere. E poi siamo tornati indietro. Anche da questo va bene, è chiaro. C'era scritto il tempo. Tempo massimo 45 minuti. Ma dove? Ma no, ma de che ci vuole 3 ore. Te allora, com'è la situazione? Guarda che entra la nebbia. Nebbia, pioggia, guarda qua. Silent Hill praticamente. Cioè, non c'è visibilità a un metro. Ha smesso di piovere, ragazzi, finalmente. Stasera ci facciamo una pasta. Una pasta, proviamo, questa pasta a Roma, cortado, ragliato, mostaccioli, pasta arricchita, chissà di cosa, vabbè. E salsa di tomate con funghi. E dai, vediamo che la busta. Vediamo che roba esce. La busta di salsa. La bustina. Allora, sulla foto c'è il gorgonzola, guarda, però non credo che sia compreso nella salsa. Se e neanche qua, che ci siano questi funghi. Vedremo, ragazzi, facciamo sapere. Ma quindi comunque i mostaccioli sono dei tortiglioni. Sì. Eccola qua. Aspetto buono, eh. Ah, sì, è carina. Assaggiamo. Non ci sono funghi, mi sa. Vai, assaggia questo mostacciollo. Ma in realtà non è male, eh. Pensavo molto peggio. E vedi. Ci sono sempre un po' di spezie nel sugo, però niente male, direi. Va bene, buon appetito. Buon appetito. Ragazzi, ci stiamo spostando perché c'è appena stata una scossa di terremoto molto forte e la macchina ha ballato parecchio. Siccome siamo vicini a una specie di rupo, diciamo, e anche ad alcune case un po' traballanti, abbiamo deciso di spostarci un pochino. Però che spavento davvero! Siamo proprio spaventati e niente, siamo scesi subito dalla macchina e ci stiamo spostando. Adesso si è fermata, è durata... un po', è difficile dire quanto sia durata perché sembrava non finisse mai e niente, vediamo, siamo in zona vulcanica, il Guatemala è un paese con moltissimi vulcani e solo che se non sei abituato come noi ti spaventi. Siamo riposizionati, io ero pronto già per andare. Sì, stavamo quasi dormendo, infatti all'inizio non abbiamo capito, no, perché non ho capito, cioè io ho detto a lui, ma se ti stai muovendo tu, e lui, no, sei tu. E invece no, era proprio un terremoto. Adesso è comparso su internet il terremoto perché ci sono voluti un po' di minuti. Alle 20:25,
qui a 90 km c'è stato terremoto di magnitudo 5.0, non so se si vede, magari lo mettiamo poi nel video. E quindi 90 km da qui 5.0 si è sentito veramente tanto, e dice che si sia sentito in El Salvador, Guatemala e Messico, ovviamente, perché è successo in Chiapas a Huixtla, proprio qua vicinissimo, e noi l'abbiamo sentito bene, direi. Assurdo. È strano sulla macchina, no? Se si muove. Perché si muove la macchina, ma non capisci bene. Chi è stato? Comunque credo che sia abbastanza normale, comune, con questa tutti zona, questi vulcani, sì, questa zona. Comunque la cosa più sconvolgente è che alle 8:30 noi stavamo già dormendo. Eravamo prontissimi proprio. Questa è la cosa più sconvolgente. Vabbè. E quindi ora? Adesso torniamo a dormire. Torniamo a dormire. Buonanotte. Adesso la tienda dice aperto anche là. Speriamo non ci facciano pagare. Buongiorno. Come è andata la nottata ballerina? Insomma. Ballerina. Ci siamo spostati, eravamo là in fondo e ci siamo messi qua. Poi in mezzo al parcheggio, un po' lontani dal precipizio, e arrivano. Buenas. Questi sono i pick up che ti portano su al vulcano. E dai, è ora di chiudere tutto. Direi di sì. Tutti pronti per la salita al vulcano? Noi abbiamo fatto colazione, sfruttiamo ancora i bagni e poi si riparte. Che discesa, ragazzi, mamma mia, una pendenza pazzesca. Strada ferma per patate. Facciamo una sosta, abbiamo già passato Quetzaltenango, quindi stiamo proseguendo verso il lago di Atitlan. Non avevamo tante idee oggi su dove andare, cosa fare, ci siamo messi un po' a cercare proprio adesso, e alla fine abbiamo guardato un po' dove si può parcheggiare nella zona, diciamo, ovest del lago di Atitlan, e niente, abbiamo trovato che alla fine tutti i parcheggi costano un sacco. Costano dai 5-7 euro più o meno solo per parcheggiarsi. Alcuni mettono a disposizione i bagni, le docce, però stavamo guardando se troviamo qualcosa su Airbnb. Abbiamo visto che ci sono dei posti per dormire a casa delle famiglie, e quindi stiamo cercando di capire se riusciamo ad andare lì, perché ci piacerebbe un sacco, ovviamente. Magari ci fermiamo una settimana e poi da lì visiteremo tutti i paesini che ci sono sul lago. Siamo fermati in questa panaderia in mezzo alla strada, abbandonata. Cosa hai comprato? Ho preso di tutto. Quante cose hai preso? Ho preso 20 biscotti. Costavano 50 centesimi di quetzal l'uno. Veramente? Sì. Pochissimo. E poi due specialità del posto. Metto che queste qua sono proprio specialità. Adesso assaggiamo. Adesso vediamo. Io, nativo di Reggio Calabria, conosco queste brioche, come le brioche col cucuzzolo che si vendono, sì, a Reggio Calabria. Si mette dentro, si mangiano o con la granita o col gelato dentro. Il profumo è quello. Guarda, però c'è la coroncina di pasta frolla, tipo. Assaggiamo? Vai. Com'è? Sono loro? Un po' vecchie, eh? Sono vuote, sì. Però sono loro. Infatti sono gialle dentro. Comunque ci siamo fermati in un posto con vista, eh? C'è questo posto in costruzione, però la vista è bella, molto, molto bella. Verdurine grigliate, ultimo tonno messicano terribile. Esatto. Bei paninazzi e via, buon appetito. Abbiamo appena lasciato la strada principale per andare verso il lago, e questa è una delle strade più ripide di tutto il Guatemala, quindi ci aspetta una discesa pazzesca. C'è anche da dire che passano questa sorta di camion, diciamo, che trasportano, cos'è? Mattoni, cosa trasporta? Piastrelle. Vediamo. Vabbè, ragazzi, prima marcia, freno e scendiamo, e vediamo quanto sarà ripida. La strada in questione è la Sol 4, che lascia la famosa Panamericana per scendere fino al lago Atitlan.
questa roba qua? Che pendenza è verticale! Non è un po' troppo? Beh ragazzi, allora, praticamente la strada è a tornanti, non ha neanche un buco, è perfetta per fortuna, ha delle parti pianeggianti, ci aspettavamo veramente di peggio, ma proprio peggio. Adesso vediamo, arriviamo fino alla fine e poi vediamo. Paesaggio però veramente assurdo, eh. Tornanti a... ricordano il nostro lago. Che vista che c'è qua sotto. Guarda qua. Oh, che strada. Arrivati San Pedro della Laguna. San Pablo. San Pablo. Aspetta, stai qua. Attenzione, si paga l'ingresso. Buenas. Buenas. Cobramos 5 quetzalitos. 5? Sì, por favor. 50 centesimi. Siamo praticamente arrivati, ragazzi, abbiamo fatto 10 tornanti, siamo arrivati all'altezza lago, pensavamo che fosse chissà che questa discesa, una discesa abbastanza normale, sicuramente abbastanza lunga, e i tornanti, appunto 10 tornanti, però non ci è sembrata particolarmente, cioè quella di ieri era molto più a picco. Sì, decisamente sì, solo che questo avevamo letto su iOverlander, che è l'applicazione che viene utilizzata però molto da americani che viaggiano con mezzi molto grossi, quindi probabilmente fanno un po' più fatica in discesa a frenare eccetera eccetera. Per noi è stata una discesa normalissima, come ce ne sono tra l'altro tante anche in Italia. Sì, sì. Y se puede acamparse allá, sí, sería por 7 noches, está bien, 30, perfecto, 30, sí, 30 noches, 30 noches, es 210 el total, sí, perfecto, venimos ahora, perfecto, muchas gracias. Siamo arrivati ragazzi a San Juan della Laguna. San Juan della Laguna, e dovevamo andare appunto in queste famiglie con le case tradizionali. Il problema qual è? Che non hanno il parcheggio, e abbiamo chiesto, praticamente in questo paesino non si può parcheggiare per strada. Bel casino. Quindi sarebbe stato un bel caos, e allora abbiamo cercato una soluzione che prevedesse anche appunto il parcheggio, no? Poter stare con la macchina. E abbiamo trovato questo ostello che concede anche di accamparsi con la macchina a un prezzo davvero molto basso. Adesso cerchiamo di capire come si fa a entrare, perché questo paesino è un caos totale. Sono tutte biette, ma sono piene di mercatini, di bancarelle. Un caos, adesso vediamo. Adesso non riusciamo a entrare con la macchina, stiamo entrando a piedi. Vediamo un po' com'è sto posto. 3 euro a notte, ragazzi. Molto bene. Ah... questa è la zona, menas, zona comune, carina, tra le piante. Ah, 6. Ok. Entonces me referí acá. Pueden meter el carro. El carro acá. Ah, allá. Y entonces, como acá con las restricciones que hay, en las mañanas les dimos espacio a unos vendedores de ropa americana. Ah. Y entonces en las mañanas ellos vienen de 6 a 12 de 6 de la mañana. De 6 de la mañana. Ajá. Ragazzi, per entrare nel parcheggio c'è stato un incidente con un tuk-tuk. Non so bene cosa sta succedendo, ragazzi.